Generazione di fenomeni, tra i più grandi palleggiatori di sempre. Per la categoria Fair Play Volley, Ferdinando Fefe De Giorgi. Buonasera, siamo arrivati alla fine. Chiudiamo in bellezza. Bellezza. Insomma, chiudiamo in bellezza. In bellezza. No, scusate, chiudiamo con l'eroe dei tre mondi, perché questo signore, bassino così, ha vinto... Normale. No, bassino, rispetto a Giorgi, questo ha vinto tre mondiali in tre continenti diversi. È il fair play fisico, questo qui. Faccio parte del fair play fisico. È un nuovo fisico. Argomento che noi affronteremo ora. No, bisogna dare delle speranze anche ai giovani che non solo i dotati fisicamente possono arrivare ad alti livelli, ma con un fisico giusto, una testa un pochino più veloce, sfruttando le manone di Giorgi e compagni, si può anche arrivare ad alto livello, no? Dai, dai, siamo seri, un minuto, tre mondiali. Tre mondiali. Quello che ti porti dentro con maggiore gioia. Beh, il primo è stato quello nel 90 in Brasile, credo che sia stato quello più forte emotivamente. Come hai festeggiato, si può dire? Ci sono sette telecamere. No, si può dire, una parte si può dire. Abbiamo strappato tutto quello che incontravamo, avversari, magliette, di tutto. No, abbiamo festeggiato perché è stata una gioia incontenibile, è stato il nostro primo successo di questa nazionale che poi ha fatto un grande percorso e quindi si festeggia. Sono sensazioni fortissime, ma come diceva Giorgi Zorro in precedenza, le sconfitte durano un pochino di più rispetto a quelle che sono le vittorie. È vero. Però volevo anche ricordargli a Zorro che l'Italia della generazione, diciamo la squadra del secolo, ha vinto quasi tutto, non ha vinto le Olimpiadi. La domanda che io gli volevo fare è, nei mondiali, nei 12 c'era De Giorgi, nelle Olimpiadi non mi convocavano mai. Allora, facciamoci queste domande. Abbiamo capito. Facciamoci queste domande. Non è la maledizione. Non è una maledizione. È la maledizione di Giorgi. No, io non... No, maledizione per nessuno. No, tu non solo... c'eri? Ma non lo so perché. Non si fidavano per le Olimpiadi. Per i mondiali sì. Però tu eri un bel allenatore già in campo. Adesso tu sei allenatore, no? Certo. Hai vinto pure subito lo scudetto a Macerata, primo anno... Io ti chiedo innanzitutto come fanno a prenderti sul serio i tuoi giocatori. No, perché tu sei serio ogni tanto. Io sono serio, anche quando giocavo, cioè in palestra eravamo molto determinati, seri. Poi è chiaro che bisognava sfruttare, insomma la pallavolo non deve essere tristezza. Se si fa un'attività ad alto livello non è che uno deve stare incupito perché deve vincere e fare. Cioè poi vive i momenti come è giusto che debba vivere. Da allenatore è uguale, insomma l'importante è mantenere sempre quella serietà di fondo che più che altro è un'esigenza che bisogna avere nei confronti dei giocatori, perché un allenatore che non è esigente, diciamo, diventa pericoloso. Il sogno nel cassetto tuo è una panchina azzurra? Rispondo come Massimo Troisi. E quindi? Non tengo lo cassetto. Non tengo lo cassetto. Parlando d'azzurro, Andrea Giorgi ha detto questo mondiale, insomma, dal primo al quarto posto andrebbe bene, dopo sarebbe una grande delusione. Noi andiamo primi, secondi, terzi, quarti. Allora, la pallavolo è cambiata moltissimo, il rally point system, che significa ogni volta che la palla si gioca è punto, mentre prima sapete che insomma c'erano ore e ore per fare un punto e ci volevano, ha reso questo sport un pochino più equilibrato e anche non semplice da codificare, perché se i valori sono molto vicini a volte bastano poche cose per cambiare il risultato di una partita. Quindi siccome la nazionale italiana sta facendo adesso un buon percorso e sta prendendo fiducia abbastanza, l'importante è arrivare vicino a queste squadre forti. Poi non bisogna porsi dei limiti, perché già i limiti ce li mettono gli altri,
bisogna pensare di poter affrontare a viso aperto tutte le squadre, però avvicinarsi dal punto di vista tecnico e tattico per crearsi l'opportunità. Dalla regia mi dicono stringiamo perché si è fatto tardi. Quindi, stringiamo. Quindi vuol dire che dal primo al quarto posto va bene. Perché te lo sai bene, ormai tu sei un personaggio televisivo. Dimmi solo se tu parli con i tuoi giocatori di fair play. Ben, a parte quello fisico. Guarda, io penso che un allenatore più che parlare tanto deve essere un esempio. Perché le parole sono i comportamenti, cioè far seguire a quelle poche parole molti comportamenti giusti. Questo è un po' la cosa che deve fare un allenatore, ogni persona che gestisce un gruppo. Quindi tu sei un esempio e parli poco? Parlo poco e cerco di dare più esempi possibili. Ok, mi raccomando. Positivo. Che cosa? Il tuo fair play fisico? Il mio fair play fisico, ricordatevi. Tu non hai niente in meno da Andrea Zorzi. No, ho il naso leggermente più piccolo, questo devo ammetterlo, il naso sì. Fefè De Giorgi verrà premiato da Gianluca Severi e da Vittorio Roggiolani, presidente del Comitato Provinciale Fair Play. A voi.